Primo passaggio del testo della legge elettorale in commissione alla Camera, è il primo, è il passo d'avvio, diciamo, dell'iter di quella riforma così attesa e così contrastata. Oggi molti, da Alfano fino a Vendola, si muovono per ripristinare le preferenze e per marcare almeno in parte il dissenso per il testo così come ora. Ma proprio oggi si sono visti quelli che possiamo considerare i plenipotenziari dei due principali partiti su questo tavolo, la renziana Boschi e il berlusconiano Verdini. Il testo non si cambia, lo ha spiegato ancora Renzi, se si tocca qualcosa poi si ritocca tutto e tutto si ferma, e se si ferma la legge elettorale salta la legislatura. Questa è la sostanza. E del resto, l'avete visto forse ieri sera a 8:30, Letta ha messo sul tavolo anche lui una preferenza per le preferenze e anche un'altra bomba di profondità, l'impegno a trattare presto come governo la legge sul conflitto di interessi, che è come dire, mettere appunto un ordigno sulla strada del patto, tra Renzi e Berlusconi. Ed è chiaro che c'è una sfida a distanza tra il neo segretario del PD e il Presidente del Consiglio, le due figure di maggior rilievo dello stesso Partito Democratico. E dall'altra parte c'è il Movimento 5 Stelle che oggi si è messo anche fisicamente di traverso alla votazione della fiducia sul decreto cosiddetto IMU-Banca Italia, che mette insieme due materie molto, molto spinose. Vedremo dalle nostre immagini che cosa è successo. Berlusconi dice con Renzi finalmente si può trattare, è uno di cui ci si può fidare, ma si muove ancora una volta l'attacco dei magistrati che ieri, come si sa, lo hanno iscritto ancora una volta al registro degli indagati per una nuova inchiesta per corruzione, con l'ipotesi di reato di corruzione dei testimoni per il processo Ruby. Ma Berlusconi oggi ha finalmente, dopo tante riunioni, indicazioni, voci, indiscrezioni, ha investito quello che è stato fino ad oggi il direttore di TG4 e Studio Aperto, Toti, e che sarà un po' il portavoce della nuova Forza Italia. Vedremo anche come, per un'altra figura che è diventata molto nota in questi mesi, il sindaco di Salerno e viceministro De Luca, è stato il tribunale a dire entro 30 giorni o fai il sindaco o fai il viceministro. Tutte e due le cose insieme non puoi. Anche qui, fra l'altro, sono stati i 5 Stelle a chiedere l'intervento della magistratura. Il governo ha messo con la decisione al Consiglio dei Ministri, ha messo sul mercato praticamente, lo ha annunciato, il 40% dei posti italiani e anche una parte di ENAV, ma è stato lo stesso Letta a dire attenzione, il controllo comunque resterà in mani pubbliche. Una giornata nera, un venerdì nero per la borsa e per le borse in tutto il mondo e poi soprattutto quello che è successo in Egitto. Il terrorismo arriva al Cairo. Tra 30 secondi i titoli. Primo via libera in commissione alla Camera, al testo base della legge elettorale, ma le tensioni restano e se possibile si amplificano per appianarle. Incontro PD Forza Italia tra Boschi e Verdini. Con quest'ultimo che conferma il no assoluto all'introduzione delle preferenze, tema su cui insistono Nuovo Centrodestra con Alfano e Scelta Civica con Vendola, oltre a minoranza PD e Grillini. Si discute, i Grillini sono contrari totalmente alla legge, si discute anche l'innalzamento della soglia per ottenere il premio di maggioranza e il nodo di chi disegnerà i nuovi collegi. La partita di questa legge elettorale dal modello che verrà approvato, i tempi che saranno necessari per il varo, si intreccia strettamente e in qualche modo si sovrappone al nuovo patto di maggioranza al quale sta lavorando Letta per rilanciare l'attività di governo, ma si sa che con Renzi la tensione si fa più alta. Bagarre a Montecitorio, per la prima volta sospesa per le proteste, una votazione di fiducia alla Camera. Il Movimento 5 Stelle ha effettuato un sit-in e i deputati si sono anche sdraiati in terra per stoppare il voto sul cosiddetto decreto IMU-Banca Italia. Alla fine è arrivata la fiducia dell'Aula con 335 voti favorevoli e 144 contrari.
Contro di me, dice Berlusconi, riferendosi alla nuova indagine che lo riguarda, c'è come sempre accanimento giudiziario, ma vado avanti per il bene del paese. La legge elettorale è la prima importante riforma. Nel PD ho trovato finalmente un interlocutore e nomina Giovanni Toti, fino ad oggi direttore del TG4 e Studio Aperto, nuovo consigliere politico di Forza Italia. Il Tribunale di Salerno ha dichiarato decaduto dalla carica di sindaco Vincenzo De Luca, vice ministro alle infrastrutture, per incompatibilità con l'incarico di governo. Ma De Luca non ci sta e annuncia che ricorre in appello. Ci sono 30 giorni di tempo per il ricorso e fino a quel momento l'efficacia della sentenza è sospesa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti che danno via libera all'inizio del percorso di privatizzazione di una quota di Poste e ENAV, che è l'ente d'assistenza al volo. In entrambi i casi si tratta della cessione di quote, non di controllo. Per Poste si tratta del 40%, le risorse incassate, spiega Letta, andranno a riduzione del debito. Egitto nel caos, tra attentati e scontri, morti sono una ventina, almeno 12 tra i dimostranti tornati in piazza per la protesta dei fratelli musulmani a sostegno del deposto presidente Morsi. Gli altri negli attentati dinamitardi, 3 in sincrono al Cairo. In questo clima di terrorismo e quasi di nuova guerra civile si celebra domani il terzo anniversario della caduta di Mubarak. Buonasera, quindi primo passaggio formale, ma primo passaggio della legge elettorale alla Camera in commissione, mentre viene sempre più allo scoperto il fronte di coloro che la legge la vogliono cambiare o che addirittura la vogliono fermare. Quindi lunedì notte, poi martedì notte, mercoledì mattina noi dovremo completare comunque i nostri lavori perché mercoledì pomeriggio il testo deve essere in aula. Primo passo è accelerazione del percorso che resta in salita della legge elettorale alla Camera. La Commissione Affari Costituzionali adotta a larga maggioranza, contrari solo 5 Stelle e Lega, il testo base che conferma contenuti e tempi del patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi. Ma tra i partiti continuano trattative e scontri. Servono le preferenze, mi appello a Berlusconi perché si ravveda, ha aperto le dichiarazioni di giornata il leader del nuovo centrodestra Angelino Alfano. Chiediamo di modificare la cosa più odiata del Porcellum, che è il Parlamento dei nominati. Dichiarazione che, in linea con quella di Letta ieri sera, i cittadini devono poter scegliere, sembra un posizionamento del governo contro il disegno Renzi-Berlusconi di collegi con liste bloccate. Perciò interviene il ministro dei rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, schierato con Renzi, a controbilanciare. Sento il dovere morale di dire che sarebbe un errore enorme reintrodurre le preferenze, non soltanto perché farebbe quasi certamente saltare l'intesa raggiunta, ma molto di più per i danni al sistema politico e alla sua trasparenza. Segue incontro tra Maria Elena Boschi, PD, e Verdini, Forza Italia, che conferma il no di Berlusconi alle preferenze e apertura invece sulla possibile modifica delle soglie di sbarramento e per il premio di maggioranza. Il nuovo centrodestra conferma che presenterà comunque i suoi emendamenti, mentre il PD non renziano si riserva di decidere. Altra lite alla Camera sulla definizione dei collegi elettorali, solitamente affidata al Viminale, ma che invece Forza Italia vuole lasciare questa volta al Parlamento, nel timore che con Alfano eletta i tempi si allunghino. Ma allora vogliono una legge solo per tornare al più presto a votare, sospettano centristi e minoranza PD, lo dice Rosi Bindi. Il presidente Sisto, insieme al testo base, presenta 2 allegati con le circoscrizioni e un abbozzo di collegi. Quasi tutti i gruppi sono contrari, il lavoro della commissione è una pantomima, attaccano i grillini, le tabelle sono fittizie. Ma per non ritardare i lavori, gli altri tirano avanti, se ne riparlerà. Non faremo passi avventati, siamo consapevoli della nostra responsabilità che riguarda questa legge, ma anche un pacchetto di riforme complessivo e quindi anche il proseguo della legislatura e del governo. Quindi non faremo passi avventati, il nostro obiettivo però è ovviamente quello di andare in direzione della delega al governo. A sera torna a farsi sentire il capo dello Stato, approvare le riforme al più presto, i partiti cerchino opportuni percorsi, scrive Napolitano in un messaggio al congresso di Sella aperto a Riccione da Nichi Vendola, che tuona contro la proposta di legge elettorale e contro il patto del Nazareno. L'abbraccio con il Caimano, dice Vendola, è una maledizione per la sinistra moderata. Renzi non ci chieda di dimenticare la girandola di mafiosi ed escort che ha dominato la scena politica per 20 anni. Domani il segretario democratico è atteso a Riccione, ma l'appuntamento potrebbe saltare. E oggi alla Camera c'è stato voto di fiducia chiesto al governo sul decreto IMU Bankitalia. È qui che c'è stata la battaglia delle minoranze, ma soprattutto di quella che è la forza principale d'opposizione, Movimento 5 Stelle. Vediamo come si è concretizzata.
Allora chiedo ai colleghi di alzarsi da terra per proseguire i lavori di votazione. Colleghi, allora, colleghi, rimuovete questi cartelli per favore, abbassate questi cartelli. Chiedo ai commessi di intervenire. Avevano promesso proteste eclatanti i deputati del Movimento 5 Stelle ed eclatanti in effetti sono state differenziate per giunta dagli scranni e anche giù a bloccare il passaggio a chi stava votando con una sorta di sit-in. Il deputato Simone Valente allontanato dall'aula. Il deputato Pesco allontanato dall'aula. Per favore, allontanatevi, non è il caso di continuare questa cosa. Tanto da mettere in difficoltà per alcuni minuti, oltre ai vari commessi molto indaffarati a strappare cartelli, lo stesso Di Maio, presidente di turno, appartenente al loro stesso gruppo politico, fino ad indurlo, dopo le varie espulsioni combinate, a sospendere la seduta, la prima volta che succede durante un voto di fiducia. Basta, mi alzo. E mentre in basso si ostruiva, in alto si urlava e si mostrava in due varianti, SOS Banca Italia, giù le mani da Banca Italia. A scatenare la protesta, il decreto doppio anche nel nome, IMU Banca Italia, sul quale il governo aveva voluto porre la fiducia e riguardante, oltre alla travagliata abolizione della seconda rata sulla casa 2013, il provvedimento che accresce di fatto la privatizzazione della Banca d'Italia, rivalutandone le quote in mano alle banche private da 150.000 euro a 7 miliardi e mezzo. Messe le banche in condizione di incamerare, grazie alla differenza tra il valore di oggi e il prezzo di riacquisto di domani da parte della stessa Banca d'Italia, una cifra compresa tra i 3 e i 4 miliardi, soprattutto a vantaggio dei due azionisti più importanti, Intesa e Unicredit. Un decreto che aveva comunque scatenato reazioni dure anche da Forza Italia, con Capezzone, e da Fratelli d'Italia, con Corsaro e la Meloni, che lo aveva definito il primo atto politico della segreteria Renzi. Il governo, con la totale condivisione del segretario PD, ha messo la fiducia sul decreto che regala Banca Italia alle banche, privatizzandola. Per la cronaca, l'operazione conversione decreto è perfettamente riuscita, 335 i sì, 144 i no, ma in questo caso nessuna sorpresa. Berlusconi e Renzi, ormai il riflettore su questo rapporto e che evidentemente poi ha il suo corrispettivo nel difficile rapporto tra Renzi e il Presidente del Consiglio Enrico Letta. Cominciamo da Berlusconi che oggi ha rinnovato l'apertura di credito nei confronti del segretario del PD dicendo con Renzi si può trattare e si può trattare su tutte le cose importanti, ma poi riflesso condizionato o riflesso alla nuova inchiesta giudiziaria ha attaccato i magistrati. Umiliazione e barbarie giudiziaria. Ha aspettato 24 ore Silvio Berlusconi, di nuovo contro i magistrati, dopo l'iscrizione ieri nel registro della Procura a Milano per corruzione in atti giudiziari per i Rubi 3 e i bonifici di 2.500 euro al mese alle Olgettine, insieme ai suoi avvocati e a 4 parlamentari, in tutto 45 indagati. In una nota l'ex presidente del Consiglio oggi ha scritto: più il mio impegno è rivolto al bene del nostro paese, più incessante e odioso prosegue l'accanimento giudiziario nei miei confronti. L'Italia è precipitata in una vera e propria barbarie giudiziaria, una degenerazione dei principali capisaldi del diritto. Ancora una volta ribadisco che non per questo verrà meno il mio contributo per dare all'Italia delle istituzioni che consentano finalmente una vera governabilità. Berlusconi si è convinto che la nuova indagine, presentata in procura come un atto dovuto dopo la trasmissione dal Tribunale delle carte dei processi Ruby e Ruby Bis, sia in verità un colpo basso, una botta dopo 3 mesi di decadenza e l'accordo sulla legge elettorale con Renzi, l'unico interlocutore che l'ex premier considera credibile dentro il PD. Stamattina il giornale riportava un retroscena con un virgolettato di Berlusconi. L'ex premier avrebbe detto: «Lo vedete che c'è un piano precostituito per colpirmi? Non si spiegherebbe come mai ricominciano ad affondare colpi ogni volta che torno a occuparmi di politica. A questo punto è bene che anche Matteo Renzi si guardi le spalle». La frase attribuita all'ex presidente del Consiglio non è stata smentita. Berlusconi in ogni caso non è disposto a un passo indietro. In una telefonata ai circoli di Forza Italia in Basilicata oggi ha ribadito: «Non mi faccio intimidire, pensano di vincere facile, ma non mi tiro indietro». Berlusconi ha accennato anche a 4 golpe dei magistrati in 20 anni. Forse il tema sarà il centro di un nuovo videomessaggio in preparazione per la celebrazione del ventennale della discesa in campo domenica prossima. La linea quindi è ancora quella annunciata nel discorso di Palazzo Grazioli l'estate scorsa dopo la condanna definitiva nel caso Mediaset. Io resto qui.
Oggi ha nominato consigliere politico per il programma Giovanni Toti, ex direttore a questo punto di TG4 e Studio Aperto. Un'investitura arrivata dopo i giorni di dieta trascorsi da Berlusconi col giornalista in una beauty farm sul lago di Garda. La nomina di Toti a coordinatore unico di Forza Italia per adesso quindi è sospesa. L'ex premier avrebbe rivisto l'incarico dopo le pressioni della vecchia guardia del partito.